Siamo giunti alla terza edizione di Keep Clean and Run. Quali sono le novità di questo nuovo progetto? Sì, terza edizione, la prima novità è lo spostamento geografico. Primo anno, 3 anni fa, abbiamo fatto d'Aosta 20 miglia, quindi Val d'Aosta, Piemonte, Liguria. Poi ci siamo spostati al centro Italia, quindi abbiamo fatto Marche, Abruzzo, Lazio, da San Benedetto del Tronto a Roma, e quest'anno siamo al sud. Questo titolo un po' evocativo, da vulcano a vulcano, quindi dal Vesuvio all'Etna. Essendo così distanti non riusciamo a correrla tutta, quindi è un po' il modello Giro d'Italia, nel senso che facciamo una tappa, poi ci spostiamo un pezzo. Quindi la prima novità che vi posso dire è: siamo al sud, siamo in Campania prima, in Basilicata poi, in Calabria, e finiamo in Sicilia. Bene, quest'anno anche la realizzazione di un documentario. Come pensate poi di utilizzarlo, di divulgarlo, questo progetto editoriale multimediale? Sì, ci siamo accorti che testimoniare cosa facciamo è importante. È importante il gesto che facciamo, ma è importante che qualcosa rimanga. Abbiamo provato con i libri, che hanno un discreto successo. Certamente la gente oggi è in una cultura dell'immagine, e quindi abbiamo lanciato questo bando e abbiamo questo grande onore di avere Mimmo Calopresti che firmerà la regia di un documentario. Il documentario verrà certamente candidato a tutti i festival possibili, perché siamo certi che sarà un prodotto straordinario, e abbiamo intenzione di farne un DVD per alcune migliaia di copie da dare a tutte le amministrazioni e le scuole che in questi 3 anni abbiamo toccato. Quindi da Aosta fino a Catania vogliamo regalare il DVD per dire questa corsa non è solo stata in quel momento effimero, ma sarà una cosa stabile. E poi chissà, magari se qualche televisione o qualche cinema la vorrà proiettare, viva! Un evento partecipativo, diciamo che è proprio sinonimo di partecipazione. Noi rappresentiamo un'istituzione, rappresentiamo l'ISPRA, ma siamo, diciamo, anche capofila del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. In che modo vi possiamo essere utili in questo concetto di partecipazione? Sì, la parola chiave che hai usato è credo molto pregnante, cioè partecipazione. Si può partecipare in diverse modalità, anche solo seguendo l'evento. Sarà possibile seguirlo su tutti i social, anche in diretta, live streaming, seguendomi fisicamente nella corsa, oppure partecipare alla corsa facendone un pezzo con me. Andando sul sito envy.info trovate le varie possibilità. Uno può fare una tappa intera se è un runner, o un pezzettino dai 5 ai 10 km se ha la volontà di accompagnarci, oppure fare un'azione di pulizia, cioè da adesso fino a fine maggio uno può iscrivere la propria azione, pulire un pezzo del proprio territorio e dire lo sto facendo, dire agli altri, comunicare sto pulendo un pezzo del territorio. Se poi proprio volete darci una mano anche economica, ci sarà un piccolo crowdfunding per sostenere la produzione del documentario con produzioni dal basso.